Buongiorno e benvenuti su questo canale. Oggi parliamo di andare a tempo. Il tempo nella musica viene segnato da pulsazioni. Normalmente si può usare un metronomo di questo tipo alla vecchia maniera, che però è tornato un po' di moda, anche perché ci sono delle versioni un po' rifatte, un restyling di quello che era proprio il classico vecchio metronomo, e molte persone dicono di preferirlo per il fatto che si vede proprio questa asta che oscilla e quindi è più chiaro. Però la stessa cosa sarebbe se io usassi un metronomo che tiene il beat, cioè alla fine è lo stesso. Allora, questo discorso, guarda caso strano, può riguardare tutti quanti, non solo i musicisti, non solo il chitarrista, ma diciamo tutti, perché andare a tempo nella vita è fondamentale, non solo per suonare uno strumento, ma per migliaia di altre cose, e qui molti resteranno un po' sbalorditi. Facciamo un esempio. Nello sport un calciatore corre, deve inseguire il pallone e deve riuscire a prenderlo nel momento in cui il pallone scende e arriva a contatto con il suo piede. Deve andare perfettamente a tempo. Un altro esempio è saltare un ostacolo col cavallo, ugualmente deve andare a tempo. Altro esempio: sei in piscina oppure al mare, su uno scoglio, vuoi tuffarti, entrare in acqua nella maniera corretta. I grandi tuffatori sanno che devono arrivare perfettamente a tempo, specialmente se si fanno delle acrobazie in volo, ma comunque sia, anche se uno si tuffasse normalmente, deve avere un'entrata a tempo. Ma il tempo serve per centinaia di altre cose. Faccio un esempio stupido: ti cade un bicchiere mentre stai bevendo, se riesci ad andare a tempo, prima che il bicchiere tocchi terra, velocemente riesci a prenderlo quando il bicchiere è in caduta. È una questione di tempo. Potrei fare centinaia di altri esempi. Tutte le attività motorie comunque seguono il tempo, quindi anche il ballo, la danza, la marcia, attività sportive, la camminata, eccetera eccetera. Il tempo, diciamo, è fondamentale. Allora, perché seguire questo video anche se non sei un musicista? Perché capendo come funziona il tempo potrai avere un grandissimo beneficio anche, per esempio, su andare in macchina e andare in moto. Per esempio, io quando avevo 20 anni, cosa succedeva? Che appena arrivavo su una curva con la moto, frenavo e quindi buttavo la moto fuori tempo, e poi non riuscivo più a piegarla nel modo corretto per fare la curva. Suonando uno strumento e utilizzando il metronomo, un giorno mi sono detto: potrei fare come con la musica, riduco la velocità di esecuzione di un brano, per esempio con la chitarra, quindi riduco la velocità con la quale arrivo in curva con la moto, vado molto più piano e comincio ad aumentarla progressivamente in curva, accelerando piano piano. Questo conferisce al mezzo, che sia moto, macchina, bicicletta, qualsiasi cosa, maggior stabilità. Difatti negli esami da patente c'è scritto: per aumentare la stabilità di un veicolo in curva bisogna frenare, accelerare o qualcos'altro, e in un certo senso bisogna accelerare. Poi non rispondo se uno ha il gas facile, accelera troppo e va fuori diritto. Questo video, diciamo, non risponde, lo dico prima, sto facendo degli esempi perché poi magari qualcuno mi manda il conto della moto, ok? O delle stampelle da comprare. Ok, bando alle ciance, vediamo nello strumento come esercitarsi, ma la stessa cosa è esercitarti per poi ottenere risultati in tutte le cose che ho detto e in tantissime altre eventuali che potrebbero saltare fuori. Allora, e io ho messo un cembalo al piede per fartelo sentire meglio, devo cercare di sintonizzare il piede o la pulsazione delle mani sul metronomo. In che modo? Per esempio così: 1, 2, 3 e 4, posso farlo col piede, 2, 3 e 4, se riesco a scandire i numeri e battere il piede o le mani, meglio ancora, è un esercizio validissimo che ti farà andare a tempo sempre meglio. E se lo faccio con le mani sento come una specie di eco nel momento in cui il colpo è preciso. In altre volte magari sento i due colpi un po' più distinti, vuol dire che non è arrivato proprio nel preciso momento.
Per facilitare il tutto devo contare tipo 1, 2, 3 e 4, oppure gli inglesi fanno and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, 3 e 4. Quando riuscirò a fare perfettamente questa cosa, almeno quasi, quando riuscirò a fare bene questa cosa potrò aumentare la velocità. Da 66 vado a 90. Da 66 vado a 80. E se non riesco, rallento e mi accontento di riuscire qualche volta 2 minuti al giorno e riprovo il giorno dopo, perché non è una cosa così immediata, ci vuole molto tempo. Anche in moto, quando fanno le gare, hanno il click in cuffia e quando fanno le curve negli allenamenti, scusa, non nelle gare, anche in moto, quando fanno gli allenamenti, a volte hanno il click in cuffia rispetto alla velocità e rispetto alla piegatura della moto. Aumentiamo e andiamo a 100 bpm. Siamo a 104. 1, 2, 3 e 4. And 1, and 2, and 3, and 4. And 1, and 2, and 3, and 4. Una volta che riuscirai ad andare a tempo, comincerai a suonare una nota sullo strumento. Se stai suonando la chitarra, per esempio la nota la sulla chitarra in questo modo. Per esempio la nota la sulla chitarra in questo modo. La la. Poi con gli ottavi. Ho inserito le terzine. La terzina vuol dire in una pulsazione inserire 3 note. Napoli, 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 Napoli. Quindi vado a inserire una cosa di questo tipo. Ogni volta che cambia la terzina, il senso si rovescia giù su giù, su giù su, giù su giù, su giù su. Adesso non seguire. Ogni volta che cambia la terzina, il senso si rovescia. E quindi comincio a esercitarmi con le terzine. Successivamente coi sedicesimi devo partire per esempio con i quarti e aumentare gradualmente la velocità. Quando partendo da 60 sarò riuscito a portarlo gradualmente per esempio a 100, 110 adesso. Sto suonando sia col cembalo che con la nota. Poi con gli ottavi. Terzina, sedicesimo, quindi, e riassumendo, 4 divisioni ritmiche. Quarto dura una pulsazione, per esempio la, il tempo che il piede scende e sale, oppure che il beat 1, 2, 3 e 4. Quindi in ogni pulsazione andrò a inserire il quarto, ottavo, terzina, sedicesimi, 4 note per ogni beat. Sulla terzina posso dire Napoli, sugli ottavi potrei dire Roma,
sul quarto non serve dire nulla, perché basta dire uno al limite, uno, due, tre e quattro. Roma, 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 Napoli, 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 Napoli. Sedicesimo, lavandino, 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 quindi lavandino, lavandino, lavandino. Questo è un ottimo esercizio per andare a tempo. Io ti ringrazio per avermi seguito fin qua. Se sei arrivato, lasciami un like e iscriviti al canale per avere altri video tecnici di questo tipo, che comunque sono molto utili per migliorare il suono sulla chitarra. Grazie e buona prosecuzione con la musica. Ciao.